voi Batman, Superman o l'Uomo Ragno, non ci provano gusto a farsi pestare dalla mattina alla sera, ma solo io, Ramarro, nella mischia più furibonda, oso gridare: sì, più forte, pestate dura, boys! Avevo messo su pancia durante il periodo di ospitalità offertomi da papà Satana, un padrone di casa veramente delizioso. Tu, lurido verme, insolso grumo di pus, adesso vedrai il vero volto dell'agonia. Adorabile! E pensare che da piccolo sognavo di diventare un onorato supereroe, uno di serie A, anche se già allora passavo le ore a insaponarmi per bene le pupille. Può esistere un supereroe masochista? E se esiste, perché sembra esistere e si chiama Ramarro, è un eroe, un antieroe o qualcosa d'altro, in ogni caso super? Le edizioni Comic-Con hanno da poco pubblicato Ramarro Guerre Fredde, un volume che recupera la creatura di Giuseppe Palumbo che è esordito sulla rivista Tempi Supplementari per poi imperversare sulla mitica Frigidaire dal 1985 al 1989, accanto ai grandi guastatori del fumetto italiano di quegli anni: Andrea Pazienza, Filippo Scozzari, Stefano Tamburini, Tanino Liberatore, Massimo Mattioli, Vincenzo Sparagna. Una pubblicazione che recupera materiale di cui in parte sono andati persi gli originali attraverso un'operazione di restauro certosina. Storie oggi di difficile reperibilità, uscite da un passato tostissimo e in grado di bruciare ancora le piccole cellule grigie del lettore contemporaneo. Anni Ottanta, un decennio di fermento culturale, artistico, mediatico, politico. Anni in cui il mondo cambiò faccia, in cui si fece strada l'edonismo e che videro la caduta del muro di Berlino e del comunismo reale. La fine della guerra fredda, la catastrofe nucleare di Chernobyl, il decostruzionismo supereroistico e il sovvertimento di generi un tempo standardizzati. Un decennio in cui si parlava di fumetto d'autore, contrapponendolo al fumetto popolare, un'etichetta che presto si sarebbe estesa, trasformata, ma che per un po' sarebbe stata ricondotta a quei fumetti iconoclasti di difficile catalogazione che sforgiavano virtuosismi grafici e un linguaggio mai sentito prima. Una chimera di underground, di avanguardia, sperimentazione, di rottura dei canoni classici della narrazione, di psichedelia, che avrebbe scardinato la tradizione del fumetto italiano. Da quel magma crepitante emerge Ramarro, supereroe masochista, figlio di una coppia di supereroi doc e rampollo degenere di icone che già negli anni Ottanta hanno perso significato e ragione di esistere, votato alla ricerca del dolore, della mutilazione e dell'autodistruzione. Fortissimo, dotato di poteri rigeneranti che forse superano anche quelli del celebrato Wolverine, un eroe alla ricerca del nemico perfetto, di un boss di forza crescente in grado di somministrargli sofferenze e umiliazioni sempre maggiori, un gladiatore che combatte con l'intento di perdere e di perdersi in una spirale di rigenerazione e nuova distruzione, precipitando in eterno in un gorgo di suprema estasi. Vedi, di vita ce n'è una sola. Sono le morti che sono tante. Vuoi che ti mostri cos'è la risurrezione? Per Sigmund Freud, il masochismo può avere più forme. Può essere definito erogeno, volto alla ricerca del dolore per provare eccitazione sessuale crescente fino al godimento. Inoltre, nel masochismo maschile, il soggetto, sempre secondo il pensiero di Freud, abdica al suo ruolo, castrandosi in modo simbolico e diventando passivo, operando così un regresso che lo riporta all'infanzia e alla dipendenza dalla madre, in grado anche di punirlo. C'è poi un masochismo morale, che si esprime nella vita di ogni giorno, nell'attesa o nella ricerca di una prevaricazione da subire. Di base resta la pulsione di morte, la tendenza all'autodistruzione e la coazione a ripetere eventi per sé dannosi. Ramarro riassume in sé tutti questi concetti psicanalitici senza essere accademico e rende la sua ricerca dell'autodistruzione uno sputo in faccia alle ideologie cadute.
Una reazione all'assenza di nuove prospettive in cui credere. La sua sagoma verde e il suo sangue rosso dipingono questo vuoto esistenziale in modo beffardo, diventando la negazione al calor bianco del supereroe più di qualunque antieroe lo abbia preceduto o seguito. Se nelle prime storie, più che un avversario, visto che il senso di giustizia è totalmente assente, sembra cercare un amante in grado di soddisfare la sua insaziabile brama di sofferenza, andando avanti, l'antieroe di Palumbo diventa la personificazione del nichilismo più estremo, animato da un istinto di morte egoistico che esclude gesti veramente eroici e che spesso opera in modo premeditato affinché tutto e tutti vadano in rovina con lui. Il tradimento, la provocazione, il deliberato fallimento sono volti a ricevere odio, disprezzo, vendetta, violenza, tutto con un sorriso sardonico sulle labbra e un'affabulazione confidenziale che si rivolge direttamente al lettore come a un complice. Le rigenerazioni di Ramarro, in continuo movimento e smembramento in giro per il mondo e nello spazio, tra intrighi di multinazionali, supercriminali deliranti e femme fatale, si esprimono attraverso una costante mutazione del lavoro artistico di Giuseppe Palumbo. Dai colori accesi che violentano i bulbi oculari, a un bianco e nero che li taglia in due come il rasoio di Buñuel, dai pennelli al collage in una sarabanda di reincarnazioni visive che traducono i simbolismi del personaggio in scelte grafiche, intrecciando citazioni erudite e goliardia selvaggia, una detonazione di creatività di nascita dal caos e per il caos che poteva emergere solo dalla cultura pop degli anni Ottanta. Lo psicanalista austriaco e collaboratore di Freud, Thomas Reich, parlava di masochismo sociale, intendendo che la pulsione masochista è presente in qualche modo indistintamente in tutti. E non è detto che i supereroi, categoria archetipica cui Ramarro per retaggio appartiene, ne siano immuni o non sceglierebbero di lottare per un mondo che non vuole veramente essere salvato. Ramarro vive felicemente la sua ciclica distruzione, eppure sul finire del decennio assistiamo a un'increspatura in questa danza di spensierata violenza. La psichedelia si tinge di pessimismo cosmico e i miti ormai caduti gettano la maschera davanti al titano votato all'annichilimento. Il sogno striscia, si incurva, si ripiega come un serpente. Mi trovo in un laboratorio scientifico segreto, proprio mentre sta per scatenarsi un'orgia. Sono in una macchina che fila a tutta birra. Sono all'ingresso di un tempio antico, sfondo all'entrata di granito dentro. Ora guardo e vedo lui, ora il sogno si allarga e finalmente vedo qui, di fronte a me, le mie ossessioni. È imprigionato ancora nel ghiaccio come un tempo. Non so se aspetti qualcuno che di nuovo lo liberi o se sia tornato qui a ibernarsi per non tornare. Lui è l'eroe che fu. Negli anni 90 Ramarro fu oggetto di una rivisitazione più che di un reboot, con il ciclo sempre disegnato da Palumbo e scritto da Daniele Brolli, Seconda Pelle, un lifting che cambia decisamente rotta al personaggio, pur mantenendo le sue caratteristiche di base e che ha fatto inviperire alcuni fans della prima ora, affezionati a una narrazione totalmente fuori di testa, forse anche inconsapevolmente complici di quella resa masochistica che getta alle ortiche il ruolo di eroe e per godere di una rassicurante impotenza. Questa è la rivoluzione di Ramarro, questo lo rende il più anti tra tutti gli eroi, il rifiuto di un obiettivo che non sia lo scivolare in un vuoto senza responsabilità, perché da un grande potere deriva la possibilità di rifiutare l'esistenza stessa, con buona pace di ogni romanticismo. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se siete masochisti e difendete i vostri sogni. Noi ci becchiamo, come sempre, in un altro quando. Bamf!